po' presentare il tema di questa sera. Allora, volevo partire da questo film che è Ombre Rosse e si tratta dell'assalto alla diligenza. Secondo me la prima giornata, oggi e la prossima, hanno molto a che fare con la sostenibilità e l'assalto alla diligenza della sanità in diversi modi. La volta scorsa abbiamo visto francamente con una truffa, adesso Vannoni credo si candidi anche all'europeo, si è già candidato, pare che per difendere gli interessi dei pazienti farà questo, magistratura permettendo. Oggi vedremo un tema in cui invece la questione dell'efficacia del trattamento non è in discussione, ma sempre di una truffa si tratta, e la magistratura sta sviluppando le cose. E la volta prossima sempre di un attacco alla dirigenza, ma questa volta dall'interno, no? Cioè come se uno dei dottori sia lui d'accordo, succede in qualche film che è d'accordo con la banda, quindi hanno in comune un po' tutte queste cose. Di fronte a questo, che è il vero motivo di non sostenibilità del sistema sanitario, cioè questa serie di attacchi alla diligenza, la risposta dovrebbe essere una grossa coscienza, una grossa consapevolezza di come funzionano le cose, e l'obiettivo un po' di questi incontri dovrebbe essere di aumentare il grado di competenza, perché sicuramente la partecipazione e la democrazia funzionano nella misura in cui le persone sono davvero coscienti sia dei diritti, sia delle cose che succedono, abbiano delle chiavi di lettura sufficienti, perché altrimenti è molto facile buttare tutto in un secchio, buttare via tutto, famoso bambino con l'acqua sporca, fare della demagogia, che poi sia di destra, di sinistra, uno potrebbe dire che la demagogia è demagogia, però la demagogia è fatta da tanti personaggi che fondamentalmente hanno in comune l'ipersemplificazione delle cose. E allora l'idea è che qualche sforzo va fatto. Quando abbiamo fatto l'altro corso, una critica era stata fatta, mi ricordo, ma è un po' complesso, cioè un po' gli argomenti che tratta sono un po' sofisticati. In realtà è esattamente questo lo scopo. Purtroppo si è persa l'abitudine di studiare, di fare indagini, fare la famosa inchiesta, come suggeriva qualcuno, per capire qual è la situazione con la quale abbiamo a che fare e le proposte da fare. Costa, e allora partiamo subito, no? Oggi parliamo di Avastin contro Lucentis, e allora l'informazione parte da qui, no? Sono due farmaci sviluppati ad elevata tecnologia, di cui si vede qua adesso queste formule: uno è il Bevacizumab, che è l'Avastin, e l'altro è il Ranibizumab. Quindi dovete imparare questi termini, perché è fondamentale per essere documentati, e si vede bene che questo, che è il Ranibizumab, che è Lucentis, è simile a quest'altro, solo che è più piccolo, è una parte. Questo è semplicemente uno scherzo, nel senso che non è che abbiamo bisogno di conoscere queste cose. Per fortuna c'è qualcuno che le sa fare, queste cose le capisce, le analizza, e medicina democratica nasce proprio nell'idea che si possono mettere insieme diverse competenze, che il futuro della società, di una società diciamo sana, sta proprio nella capacità di mettere insieme delle forze sociali che hanno interesse a fare andare avanti le cose, a far sì che il progresso, o magari aggiungeremo il vero progresso, distribuisca sempre meglio le risorse su tutti, ma per questo c'è bisogno di una grossa alleanza fra le professioni, con i tecnici, con la scienza sicuramente. Poi dice anche che però la scienza non è neutrale, quindi attenzione, gli scienziati servono, ma non tutti gli scienziati fanno il lavoro che dovrebbe essere fatto, che era quello che Caccaro preconizzava, dicendo sarebbe utile una nuova alleanza per una nuova scienza, e per una scienza che non sia al servizio dello sfruttamento dell'uomo, ma che sia al servizio dell'uomo, che lavori con l'uomo. Ok,
Oggi siamo qui a parlare di una buona ricerca che però viene gestita secondo dei criteri che cercando di massimizzare solo il profitto si traducono in un danno, questo assalto all'emergenza. Allora, per partire si tratta di sapere che parliamo di una patologia, di una malattia che è questa fondamentalmente, quella che si chiama la maculopatia degenerativa senile, che è una malattia che colpisce, si stima, intorno al 30%, circa 1 su 3, di persone oltre 75 anni, quindi una popolazione che invecchia, un problema socialmente rilevante. E per questo problema ci sono, da una parte si è rivelato l'Avastin, dall'altra parte Lucentis, con queste piccole differenze, che l'Avastin costa circa dai 30 ai 30 euro per applicazione, contro il Lucentis che costava all'inizio 2700 euro per applicazione, poi è sceso a 900 grazie a tutta una serie di, adesso sta andando ancora giù probabilmente, ma il problema, vedremo, è che qualcuno ha voluto imporre il Lucentis a elevati costi al sistema sanitario. Da tenere conto che queste grosse differenze non riguardano il singolo trattamento, ma nel trattare la patologia si devono ripetere circa da 3 a 25 volte, quindi provate a moltiplicare 1000 per 25, avete il costo per singolo paziente con maculopatia degenerativa. Sono due trattamenti che arriveremo a vedere, sono fondamentalmente di uguale efficacia, ma di un diversissimo costo per il sistema sanitario. Allora, se Stamina è il tentativo di far acquistare al sistema sanitario qualcosa che non funziona, facendo leva sulla disperazione, sulla illusione, una serie di persone che sono dentro nella malattia, in questo caso invece il discorso è imporre qualche cosa con una strategia di mercato che appunto rende merce la salute, rende merce la cura, rende merce il farmaco, e allora su questo punto qualcosa bisognerà riuscire a dire. Questo tipo di approccio secondo me è importante, non tanto perché tutti dobbiamo imparare per tutti i farmaci quali sono le problematiche, ma questo particolare caso serve e mi è servito con gli studenti perché riesce a far luce, a mettere più in evidenza questa serie di problemi. Noi abbiamo da una parte il paziente che dovrebbe essere servito dal sistema sanitario, e intorno abbiamo da una parte l'università e la ricerca, dall'altra parte l'industria farmaceutica, non sempre dall'altra parte, lo vedremo questo problema, poi ci sono le riviste scientifiche da un'altra parte, ma anche qui purtroppo non sempre da un'altra parte, e poi le agenzie regolatorie da un'altra parte ancora, ma non sempre da un'altra parte. Quindi di questo intreccio di interessi e di organizzazioni, di istituzioni che sono tutte fondamentali per far funzionare il sistema, nel momento in cui venisse fatto funzionare a favore, diciamo, come diceva Macchiacara, a favore dell'uomo e non contro sull'uomo, questa serie di intrecci è da considerare molto attentamente, e il caso Lucentis-Avastin è diciamo esemplare. Ecco, su tutto questo, quello che è il grosso problema è questo convitato di pietra, che è il conflitto di interessi, di cui noi in Italia fortunatamente ci siamo liberati da tempo e quindi non abbiamo nessun problema, ma invece esiste nel mondo della sanità questo convitato di pietra, e vedremo che ancora una volta il non volersene occupare vuol dire lasciare le cose. Allora, il primo punto che è stato messo in evidenza del conflitto di interessi risale a questo editoriale della Engel, che è stata per molto tempo direttrice del New England Journal of Medicine, Marcia Engel, che ha scritto nel 18 maggio del 2000 questo editoriale, che si chiedeva: la medicina accademica è in vendita forse? E metteva in evidenza come
il problema del conflitto di interessi nelle pubblicazioni scientifiche ad alto livello, non delle pubblicazioni scientifiche pagate direttamente dall'industria o dalle cose che vengono prodotte per propaganda, quelle sono fuori, quelle che arrivano più facilmente sul tavolo del medico oggi, ma proprio quelle che vanno sulle riviste più prestigiose, che dovrebbero fornire la base della conoscenza per la pratica medica, sono a rischio. E lei, questa sua editoriale, faceva appunto il punto sul conflitto di interessi nelle pubblicazioni. E attribuiva delle colpe ben precise, identificava delle responsabilità che andrebbero ben chiarite. E cioè diceva che l'attuale sdrucciolamento, l'attuale slittamento verso la commercializzazione e la corruzione della ricerca clinica ha coinciso con l'elezione nell'80 del presidente Ronald Reagan. Guarda caso, perché è stato fatto passare in quegli anni la cosiddetta legge Bayh-Dole. E che cos'era questa legge? Questa legge permetteva e incoraggiava anzi le università a brevettare le scoperte prodotte dalla ricerca sponsorizzata dagli istituti nazionali di salute, che sono il sistema di ricerca nazionale americano, quindi pubblico. Il pubblico sovvenziona le università però possono, con quella legge potevano brevettare le scoperte. E in questo lei vedeva a questo punto la ricerca pagata per il pubblico, per servire il pubblico, diventa di colpo privata, viene privatizzata. È quello che è successo recentemente anche in Italia. Dalla Moratti alla Gelmini e tutti gli altri, l'Università gli si è tagliato, sono stati tagliati i fondi e si dice rivolgetevi al mercato. La crescente intrusione dell'industria nell'educazione, nella formazione del medico, e questo no, 2000, ma è dell'altro ieri l'intervento della GlaxoSmithKline che aveva proposto, della Sanofi Aventis, che aveva proposto di distribuire a tutti gli studenti di medicina che si laureavano lei come sponsor il giuramento di Ippocrate, il Roversino, quello che una volta si chiamava Roversino, era un ingresso a pieno titolo dell'industria farmaceutica all'interno della formazione. Negli Stati Uniti viene denunciato il fatto che non c'è più il comparaggio anzi c'è come, ma ormai si va verso l'andare ad agganciare gli studenti di medicina agli ultimi anni di università, non quando sono diventati medici. Quindi questa forte intrusione, che era evidente e la Marx Engel la denunciava già nel 2000, che si intromette nella formazione del medico, e la quasi completa dominazione sulla formazione continua del medico che abbiamo anche in Italia, attraverso quelli che sono i dipartimenti di pubblicità e di marketing delle compagnie farmaceutiche. E questo lei lo chiamava uno scandalo. Lei lo sapeva e sapeva di che cosa parlava. C'è da dire, lo diceva allora, che le stesse compagnie farmaceutiche spendono pesantemente per premere, per fare lobby sui governi. L'industria farmaceutica degli Stati Uniti ha una lobby molto grande a Washington, e diceva che in più hai circa 675 persone di lobbisti per l'industria farmaceutica, e all'industria farmaceutica questo costa 91 milioni di dollari, si parla di dati del 2000, evidentemente, visto che sanno fare i conti, qualcosa rendevano questi 91 milioni di dollari spesi per premere sulla formazione delle leggi negli Stati Uniti. E veniamo al problema allora Avastin verso Lucentis. Tutto nasce da una ricerca di un italiano che era a Stanford, che è questo Napoleone Ferrara, che si è espresso anche recentemente su questo tema, di fatto criticando molto le case farmaceutiche coinvolte,
che nel 1988 trova e scopre quali sono dei siti, dei loci genici su cui si può agire per produrre un farmaco a elevata tecnologia, quello che si chiama un anticorpo monoclonale, bioingegnerizzato, che serve per inibire la produzione di sostanze che facilitano la crescita dei vasi e quindi hanno dei grossi problemi, cioè il cancro si sviluppa e ha bisogno di molto glucosio, di molto ossigeno, di molta energia. Quindi le cellule, cioè il fattore di crescita dei vasi diventa molto attivo perché il tumore per svilupparsi ha bisogno di stimolare la crescita della vascolarizzazione. Si è pensato che inibendo la crescita della vascolarizzazione si potesse inibire il tumore. E questa teoria è alla base della ricerca di questo Napoleone Ferrara che ha portato nel 1997 a iniziare gli studi sull'animale, sulle cellule, per la Vaskin, e poi gli studi su lucenti sono iniziati 3 anni dopo. La Vastin è stato approvato nel 2005 dall'Agenzia Regolatoria Europea come un antitumorale per il tumore del colon retto, e Lucentis nel 2007 è stato approvato dalla stessa agenzia per l'uso intraoculare. In comune i due problemi, la maculopatia e il tumore dell'intestino del colon retto, hanno proprio il fatto che è la formazione di nuovi vasi che fa sì che degeneri la macula e quindi si vada incontro alla cecità, così come si sviluppino dei tumori a livello della mucosa intestinale. E c'è da rilevare che nel 2008, quindi, Medicare, che è una delle organizzazioni che assiste gli anziani negli Stati Uniti, è pubblica, curava il 58% dei pazienti con maculopatia proprio con la Vastin. Da dove viene la produzione di questi due farmaci? Allora c'è, e qui allora cominciamo a vedere dove portava il discorso della Engel. La produttrice è la Genentech. La Genentech che cos'è? La Genentech è stata fondata nel 1976 da un finanziatore, che è questo Swanson, e da un biochimico, Boyer. Questo Boyer nel 1973, studiando all'università con questo Cohen, ha dimostrato che era possibile, i famosi enzimi di restrizione, tagliare il DNA in modo tale da poterlo poi inserire in organismi o in organismi non tipo anche i batteri, e poi costringere i batteri a produrre delle sostanze che erano codificate da frammenti di DNA umano. Questa è la scoperta fatta nel 73. A partire da lì è venuta fuori la nascita di una nuova azienda, che è questa Genentech, e poi mentre Cohen continuava a rimanere nell'accademia, nella ricerca universitaria, Boyer ha cominciato invece a lavorare in proprio, finanziato da questo suono. E quindi ecco come da una situazione, no, di tipo pubblico, finanziata dal pubblico, con brevetti che devono essere pubblici, si arriva a far sì che si possa qualcuno arricchire, qualcuno vedere, come il finanziatore, vedere la possibilità di arricchirsi. E questo non è dato per scontato. Quando nel 56 Sabin ha regalato il suo vaccino, non ci ha pensato minimamente a farsi pagare né a mettere in piedi una ditta per poter dire: beh no, il vaccino funziona, io figurati che mercato ho mondiale, quindi l'antipolio me la gestisco io. Non funzionava così, no? E altri personaggi della ricerca in altri periodi davano per scontato che la ricerca, che nasceva grazie al passaggio delle informazioni che si hanno nella situazione della ricerca aperta, pubblica, università, gruppi di ricerca, comunicazione scientifica libera, dovesse essere qualche cosa che entrava nel patrimonio dell'umanità, non nel patrimonio, nel portafoglio personale del ricercatore che si metteva in proprio. Però invece questo principio è passato, l'abbiamo visto, e l'abbiamo visto anche per l'Italia, i famosi spin-out.
a questo punto sono da questa ricerca nascono due grossi risultati. Uno è la famosa somatostatina prodotta bioingegnerizzata anche lei, che è quella che utilizzava a suo tempo anche Libella in maniera impropria, e dall'altro l'insulina, un'insulina umana ma ingegnerizzata, che dal 1978 ha risolto i problemi del trattamento insulinico dei pazienti diabetici. Nel 2009 la Hoffmann, la Roche, acquisisce la Genentech, che da uno spin-up universitario, poi con intervento del privato, diventa una, diciamo, settore ricerche biotecnologiche avanzate di una ditta che non è di beneficenza, non è pubblica, è un grosso, è una grossa multinazionale svizzera che si potenzia con. Dall'altra parte Novartis acquisisce il 30% della Roche. Allora, esiste quindi un forte intreccio di interessi, e questi sono tutti interessi privati. Roche, Genentech acquisita. La Roche, prima di acquistare completamente Genentech, acquista il diritto di commercializzare l'Avantis e poi Lucentis nel 2003. Scusate, l'Avantis, il Lucentis lo produce e lo sviluppa invece Novartis, sempre con Genentech. E il punto è, tutto questo serve per dire che c'è questo intreccio privato-pubblico, che c'è una trasfusione dal pubblico al privato, che questa trasfusione, con una legge, con una certa impostazione di scuola, famosa scuola neoliberista, in un certo periodo storico, è stata fatta propria dagli stati, dai governi, quei governi che dicevano la società non esiste, esistono gli individui, no? La famosa frase della Thatcher. Dall'altra parte le case farmaceutiche fanno pesare molto questa cosa. Come vedete la ricerca è lunga. Ferrara scopre le cose nel 1988, la prima ricerca si fa nel 1997, la prima commercializzazione nel 2005, e le case farmaceutiche dicono: guardate che per sviluppare un farmaco innovativo ci vogliono dai 10 ai 14 anni di lavoro, e il costo per produrre un farmaco innovativo va dagli 0,8 a 1,7 miliardi di dollari. Queste sono stime del 2000-2001. Ragione per la quale le industrie farmaceutiche fanno pesare molto e fanno valere molto il loro prodotto, giustamente. Prendete l'ultimo caso, il Sofosbuvir, che è quel farmaco che è stato proposto come risolutivo dell'epatite C, che però per la ricerca, per le cose, ha un costo di 50.000 euro al trattamento, e qualcuno ha fatto delle valutazioni e dice: guarda che se noi prendiamo tutti i soggetti che in Italia hanno, compresi quelli che ancora non lo sanno, l'epatite C, noi ci troviamo a spendere 25 miliardi di trattamento farmacologico per l'epatite C, per un numero di 300-400 mila persone, e il costo totale annuale dell'Italia, del sistema sanitario italiano, dei farmaci è di 28 miliardi. Quindi vorrebbe dire che per il trattamento di una singola patologia si brucia tutto quello. È chiaro che questo sistema c'ha qualche problema, costa molto la ricerca, ma la domanda è: ma ce la raccontano giusta sul fatto dei costi? Allora c'è questo signor Kefauer, un democratico, che nel 1954 fu nominato presidente della commissione antitrust e monopoli del Senato americano, e nella sua indagine arrivò a tre conclusioni. La prima diceva: guardate che i brevetti sostenevano allora un sistema di prezzi predatorio e garantiscono un eccessivo margine di guadagno alle case farmaceutiche. Qualcuno stima il fatto che nelle case farmaceutiche c'è il più alto reddito del capitale investito, si arriva al 31% di profitti, cosa che nessuna industria, neanche le speculazioni spesso garantiscono una cosa di questo genere. 31% di profitto. Seconda considerazione di questo che fa è: i costi e i prezzi sono stravagantemente, per usare un eufemismo, accresciuti
dalle enormi spese che le case farmaceutiche sostengono per la commercializzazione, ovvero per la propaganda, per la distribuzione, non per la ricerca. Terzo, in realtà la maggior parte dei nuovi prodotti che le case farmaceutiche producono non sono più efficaci dei farmaci che già sono in uso, già presenti sul mercato, quelli che da allora vengono chiamati i farmaci Me Too. Su questo tema si è molto speso anche il nostro Silvio Garattini del Mario Negri, il quale su questa presenza dei Me Too e sul fatto che l'industria farmaceutica, che da una parte sostiene di spendere, di avere enormi costi, perché avete visto 10-14 anni per sviluppare persone, tanti tanti miliardi, deve avere un rientro, dall'altra parte vedete i costi che vengono, sono stati calcolati in questo articolo del 2008, è che per la promozione delle vendite l'industria farmaceutica spende il 67% dei suoi costi e per la ricerca e sviluppo di nuovi farmaci spende soltanto un terzo di quello che spende. Quindi sarebbe vero che devono rifarsi dei costi di ricerca se i costi di ricerca incidessero davvero per una quota parte preponderante su quello che spendono. In realtà spendono un sacco per promuovere la vendita dei farmaci e molto poco in proporzione per ricercare nuovi farmaci. E questo anche grazie al fatto appunto che si accontentano molto di produrre dei Me Too. Questo è un articolo di Garattini che diceva, guarda, che nel periodo 1975-1999 l'industria farmaceutica ha prodotto in totale 1.393 nuovi farmaci, però la grande maggioranza, 959 di questi 1.393, erano dei farmaci Me Too, ovvero dei farmaci che non sono più efficaci di quelli che già ci sono, sono semplicemente voglio esserci anch'io sul mercato. È un mercato conveniente, quindi invece di farti tu Merck, tu Novartis, insomma, tutto il mercato, dividiamocelo a metà. O se poi dopo io sono dentro in Novartis, in Sanofi e così, a questo punto c'ho un interesse per ottimizzare le cose. E soltanto 434 erano innovativi. E qualcuno allora fa notare che quei costi sono calcolati dall'industria solo per quei farmaci che sono davvero innovativi, mentre gran parte del mercato e della produzione riguarda dei farmaci che sicuramente non hanno quei tempi di ricerca e quei costi di produzione alle spalle. E questo è il primo tema, no? Dei costi e di come vengono calcolati e di come bisogna andare a una contrattazione, a una diciamo valutazione critica di quello che viene proposto come costo reale. Passiamo al problema dei farmaci off-label. Farmaci off-label vuol dire che a un certo punto, nel 1938 è successo, per evitare che la gente che voleva proporre dei farmaci potesse proporre dei farmaci addirittura tossici, e questo è successo a seguito di uno scandalo enorme che nel 1938 un venditore di farmaci degli Stati Uniti aveva pensato bene di aggiungere del glicole metilenico, cioè quindi che è l'anticongelante che si usa ancora nelle macchine, a un batteriostatico per così vendere più facilmente, ha un sapore, un profumo di lampone, per vendere più facilmente per i bambini col mal di gola questo nuovo farmaco. Questo purtroppo, il glicoletilenico però è di fatto tossico, è nefrotossico potente, ha avuto come risultato molti morti nei bambini. A seguito di questo scandalo è stato istituita la Food and Drug Administration, cioè l'agenzia regolatoria. Allora oggi le cose funzionano in un certo modo, cioè uno non può proporre sul mercato, un po' come pretende di fare Vannoni, il suo farmaco senza che qualcuno valuti se effettivamente funziona o non funziona, se addirittura non è anche nocivo. E a questo punto vengono fatte tutta una serie di prove, le sperimentazioni cliniche, per andare a vedere, ma prima ci sono gli studi sugli animali, sulle cellule, di laboratorio, e alla fine si può arrivare a dimostrare che un farmaco è davvero efficace e viene chiesta la registrazione del farmaco per quell'uso particolare. Ad esempio, l'Avastin è stato dimostrato efficace
fino a un certo punto per il tumore, per il cancro del colon retto, ed ha avuto la registrazione con questa etichettatura. Questo farmaco si usa per il cancro del colon retto. Il problema è che se un farmaco poi si rivela utile anche in un'altra patologia, ogni casa farmaceutica è bene intenzionata a dire no, ma adesso guarda che si è rivelato utile anche, e infatti l'Avastin è stato anche poi esteso il suo uso al cancro dell'ovaio, al cancro dell'utero, cioè quindi perché in qualche misura sembra che funzioni anche, quindi estensione. E uso off-label vuol dire che si utilizzano dei farmaci al di fuori di quella stretta prescrizione per la quale invece sono stati registrati. C'è un punto critico. Secondo l'attuale normativa, oggi in Italia sta cambiando, la richiesta di ampliamento delle indicazioni, cioè chiedere di applicare il farmaco non soltanto nel caso di tumore colon dell'utero, ma anche ad esempio nel caso di maculopatia, spetta soltanto al titolare dell'immissione in commercio, chi ha i titoli per dire quel farmaco è mio, la estensione la chiedo io. Se non la chiedo nessuno può chiederla e nessuno può farla. Nel caso di Avastin si trattava della Roche, che guarda caso non ha mai voluto richiedere l'estensione di indicazioni. Perché? Perché era successo che una signora, che era la madre di un oculista di Miami, aveva un cancro del colon retto e a un certo punto si è cominciato a trattare con l'Avastin. Suo figlio si è accorto nel giro di qualche mese che la madre era guarita dalla maculopatia. Dice, caspita, sul tumore fa quello che fa, ma sulla vista fa benissimo. E da lì è nato l'uso di utilizzare l'Avastin, che avete visto è una molecola più grossa ma molto simile al Lucentis, prima ancora che il Lucentis fosse messo sul mercato, come farmaco off-label in questo uso. In genere, capite, le industrie farmaceutiche sono interessate addirittura a fare dei farmaci fotocopia di altri pur di essere presenti. E quando un'industria ha un farmaco che qualcuno dichiara che funziona su un'altra fetta di mercato, vediamolo dal punto di vista del profitto dell'industria, in genere l'industria dovrebbe dire caspita, ma se funziona anche su quello fammi acquisire quest'altra fetta di mercato, quelli che hanno la maculopatia. Stranamente la Roche non fa questa operazione. E la Fiona Dudley nel 2012, facendo un po' la storia di queste cose, pubblica sul B&J questa considerazione. Guarda che è il primo caso nella storia che questo Bevacizumab, il Avastin, prodotto dalla Genentech, è il primo farmaco che invece di essere me too è not me. Perché? Perché la Genentech, e per lei la Roche, che aveva acquisito la Genentech nel 2009, non ha mai chiesto di poter usare il farmaco per una patologia per la quale si era dimostrato già efficace. E questo, dice, a dispetto dell'evidenza che funziona, invece, al contrario, coloro che producono questo farmaco non solo non hanno chiesto di poterlo utilizzare nel contesto dell'altra patologia, ma addirittura attivamente scoraggiano l'uso, sono arrivati, e lo vedremo, a portare in tribunale coloro che, sistema sanitario inglese, regione Emilia-Romagna, regione Veneto, hanno, sulla base della documentazione scientifica, detto no, noi per i nostri pazienti diciamo che l'Avastin è un farmaco di prima scelta per la maculopatia, costa pochissimo e possiamo trattare tutti. Se dovessimo scegliere il farmaco che costa molto di più, dovremmo non trattare una serie di pazienti perché raggiungeremmo il tetto del budget a disposizione. Allora, non solo farmaco not me, ma addirittura andare a portare in tribunale, e il TAR del Lazio ha dato ragione a Novartis e che ha impedito, dice basta, non si può più dare, neanche le regioni possono fare delle leggi perché diventano delle leggi anticostituzionali. D'altra parte, in questo numero del B&J veniva detto chiaramente, guardate che l'Avastin è tanto efficace quanto il Lucentis, con il piccolo fatto che farebbe risparmiare 84 milioni ogni anno di sterline al nostro sistema sanitario, che è in crisi come quello italiano.
Quindi l'efficacia della Avastin è stata accertata, ma ancora un'altra cosa: ricerca, università e industria. Solo nel 2011 è stato pubblicato il primo studio che mette a confronto diretto i due farmaci, Avastin e Lucentis. Uno studio senza sponsor, cioè no, l'80% degli studi farmacologici sono sponsorizzati dall'industria, che ha proprio lo scopo di produrre delle evidenze per poter poi chiedere all'EMA, all'Agenzia Europea o alla Food and Drug Administration o all'AIFA l'immissione nel paese in commercio di quel farmaco. Invece in questo caso l'industria non ha dato nulla, sono stati alcuni organismi, istituzioni, ospedali che si sono messi insieme e hanno fatto questi studi non sponsorizzati, che hanno dimostrato che c'è una pari efficacia nel migliorare l'acuità visiva a un anno. È stato confermato in un altro studio, l'IVAN, a 2 anni. Che cosa era successo anche? Che l'agenzia francese del farmaco, questa SAPS, nel maggio del 2011 aveva chiesto alla Roche, dice: guarda, sono usciti degli studi che dicono che quelli funzionano, perché non facciamo io Stato e tu Roche uno studio insieme per andare finalmente a dirimere la questione, ma è vero che funziona lo stesso? No, la Roche si è rifiutata di fare uno studio così, dice: no, non sono assolutamente interessata. Un comportamento che uno direbbe: ma secondo quali regole dell'economia cosiddetta liberale funziona una cosa di questo genere? Tenete presente che il WHO, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, inseriva l'Avastin nel 2013 nella lista delle medicine, dei farmaci essenziali, proprio nell'uso in questo senso. A questo punto andiamo avanti, no? Quindi non soltanto si va a impedire la ricerca, si va a impedire che venga usato un farmaco meno costoso rispetto ad un altro, ma si va anche ad autodenunciarsi, no? Cioè dire: nell'agosto del 2011 la Food and Drug Administration diffonde un'allerta, dice: guardate, ci sono stati 12 casi di infezione intraoculare, perché il trattamento viene fatto facendo un'iniezione nell'occhio e si inietta o Avastin o Lucentis a Miami. Però tutti questi casi che cos'erano? Erano casi che erano riconducibili ad un'unica farmacia. Allora il problema è questo, che l'Avastin ha un uso per endovena e viene prodotto, che ne so, come una dose, sono 150 mg che vengono iniettati endovena al paziente quando fa la chemioterapia, e costa, non so, 80 euro una dose così. Per l'uso intraoculare bisogna prendere questa dose di 150 mg e dividerla in tante piccole dosi, perché nell'occhio va iniettato mezzo milligrammo, tra mezzo e un milligrammo massimo, e questo significa che una dose da 80 euro, se viene frazionata in 150, costa pochissimo, infatti questo. Mentre invece il Lucentis viene prodotto in dosi già da iniettare intraocularmente. Allora, il fatto di chiedere di fare una ricerca alla Roche era anche l'idea di dire: ma tu producilo nella formulazione utile e sicura per iniettarlo nell'occhio e poi andiamo a vedere. E invece evidentemente, qui viene fuori a pensar male si fa peccato, che interessava di più che potessero capitare degli eventi avversi legati al fatto che ci dovessero frazionare le dosi in un contesto che non è certo sicuramente sterile, come può essere una camera sterile di un'industria organizzata così, ma nel retro di una farmacia, cose di questo genere. E allora è lì chiaro, è poter usare questo strumento che è stato usato ancora e continua ad essere usato per dire: attenzione, è vero che l'Avastin e il Lucentis hanno la stessa efficacia, ma l'Avastin è molto più critico nell'uso, crea più eventi avversi, ma se andate a vedere, gli eventi avversi che provoca sono molto diversi da quelli che provoca quando viene usato per il trattamento del cancro del colon retto, che significa in dosi più elevate in una condizione endovena.
e molte degli eventi avversi sono riconducibili, secondo gli autori che hanno fatto diversi studi, al fatto che viene utilizzato in situazioni precarie. Si deve frammentare la dose iniziale, la sterilità va a farsi benedire. Uno specialista in malattie della retina, che è questo dottor Daliwal, non lo conosciamo direttamente, ma questa è la notizia, intervistato da New York Times, ha detto: ma voi smettereste a New York di mangiare hamburger solo perché in Texas è stata trovata della carne contaminata? Cioè, quindi allora dice: ma dov'è l'evidenza? E infatti sulla base di questa informazione Food and Drug Administration ha detto: assolutamente non si usa, ha solo segnalato il fatto. Quindi la Food and Drug Administration si limitò a raccomandare la sterilità e sollecitava quindi a segnalare qualsiasi reazione avversa. Segnalazioni di eventi avversi. Nel giugno 2011 la Roche si rivolge direttamente all'ente, all'agenzia europea, per chiedere una modifica di quello che si chiama il bugiardino, cioè la scheda tecnica, dicendo: guardate che noi abbiamo scoperto degli eventi avversi dall'uso dell'Avastin intraoculare, dovete metterli sulla cosa che accompagna il farmaco, se no, no, cioè noi non siamo assolutamente attenti a queste cose, no? Nel luglio 2012 l'agenzia europea dice: è vero, ci sono dei problemi nell'uso, però i benefici, il profilo di beneficio dell'Avastin non viene cambiato rispetto anche a queste nuove denunce. E l'EMA, l'agenzia europea, dice: in effetti Avastin rimane, anche con queste segnalazioni di eventi avversi, rimane favorevole rispetto all'uso del Lucentis nel trattamento. Il 30 agosto del 2012, c'è una perseveranza, la Roche segnala altri eventi avversi sistemici, tromboembolie arteriose ed emorragie non oculari, cose che negli studi che vi ho fatto vedere prima nessuno segnalava come significativamente diversi. Nel 2012 viene fatta circolare una lettera ai parlamentari da Novartis, che aveva il Lucentis nel frattempo prodotto, e viene fatta una pagina a pagamento su tutti i quotidiani in Italia, che danno l'indicazione di evitare ogni variazione della prassi off-label, cioè dire: guardate, i farmaci non vanno dati off-label se non è chi li produce a chiedere che lo siano, mi raccomando. E questo è i famosi lobby. Ci sono le lobby negli Stati Uniti, a Washington, sono 675 personaggi che sono pagati per andare a seguire le leggi, fare pressione così. In Italia non ce ne abbiamo le lobby. Forse non lo sappiamo, forse sarebbe il caso di portarle alla luce, di essere molto chiari su questo. Un altro piccolo particolare da aggiungere è questo, che in Europa, sapete, esistono le procedure di infrazione, l'Italia ne sa qualcosa, ma esiste una procedura di infrazione a carico della Roche. Perché? Per 19 suoi farmaci, di cui alcuni hanno avuto anche degli eventi avversi letali, l'infrazione europea considera il fatto che sono stati denunciati quelli della Roche perché si rifiutano di raccogliere, di segnalare gli eventi avversi che si provocano questi farmaci. Quindi loro commercializzano quelli, però per l'Avastin sono stati molto tempestivi nel segnalarli. Ok, questo per dire questo. Le lobby in Italia. Allora, nel 2007, quando era ministro della salute Lidia Turco, si era cominciato a mettere in discussione questo principio gli off-label vengono soltanto se vengono promosse alla ricerca o vengono dati da chi li produce, ma faceva proprio una richiesta di autorizzare l'uso di Avastin per trattare la maculopatia nel 2007. Nel 2007, quando però c'era Rasi, Guido Rasi, che poi adesso è all'Agenzia Europea, l'AIFA autorizza l'uso off-label dell'Avastin. Nel 2012, Balduzzi, allora col governo Monti, all'articolo 11,3, ammette l'uso off-label per farmaci economici, qualora il farmaco abbia lo stesso profilo di sicurezza e sia economicamente conveniente. 50, se il farmaco registrato per quella indicazione di cui l'altro è ugualmente efficace costa almeno il 50% in più, qua siamo, no? 3 euro, 30 euro contro 900, altro che.
Purtroppo questo emendamento è scomparso in approvazione e chi ha fatto la richiesta, chi ha presentato l'emendamento per togliere questo punto, sono stati la signora Laura Ravetto e Giancarlo Abelli, entrambi, guarda caso, del PDL. Il voto è stato dato dal PDL, dalla Lega e dall'UDC. Questi personaggi, ecco, cioè noi stiamo cercando le lobby, forse le lobby bisogna cercare di vedere e non fare tanta confusione sulla questione, perché fare della demagogia, ripeto, che sia di destra o di sinistra, è molto pericoloso. Andare a vedere i fatti, documentarsi sulle sedute parlamentari, vedere un po', noi sono tutti nominati, va benissimo, ma niente vieta che noi li possiamo controllare. Andiamo a vedere cosa dicono e cosa fanno. Non limitarsi al fatto di quelli che ci presentano o il Fatto Quotidiano, un altro che ci dice assente il 70% delle volte, quello è il minimo, è quando sono presenti che possono fare danni. Quindi in questo senso bisogna rimboccarsi le maniche e capire che la partecipazione costa nel tempo di formazione, costa nel tempo da dedicare alle cose, costa nella organizzazione da darsi. Però questi sono i fatti. Nell'ottobre del 2012 viene diffusa una nota del direttore generale dell'AIFA in cui si ribadiva la natura off-label del trattamento con Avastin e la sua esclusione dalla lista dei farmaci autorizzati nella 648 del 1996. Questa esclusione non ha un grande danno. Perché? Perché vuol dire soltanto che non è più rimborsabile al Sistema Sanitario Nazionale. Ma se un'iniezione costa 3 euro, non è più rimborsabile, a me ce ne facciamo una ragione. Il problema di escluderla vuol dire che il medico si assume la responsabilità civile e penale di qualsiasi cosa capiti dal momento in cui guarda che l'AIFA ti ha detto che non dovevi usarlo, tu hai detto che lo usavi, benissimo, a quello gli è successo un'infezione, adesso paghi tu personalmente. Questa è la grossa cosa. E visto l'atteggiamento molto molto aggressivo di questi signori Roche e Novartis, che non solo hanno portato, non si limita a portare in causa un medico, ma sono portati in causa il sistema sanitario inglese e la regione Emilia e così via, quindi non hanno assolutamente né remore né costi eccessivi, hanno gli studi legali assolutamente forniti in grado di fare. E questa è stata la posizione dell'AIFA. Il mese successivo ho pubblicato in Gazzetta l'allargamento delle indicazioni del Lucentis, cioè quindi da una parte si toglie l'Avastin e si dice che Lucentis invece può essere usato non solo per la maculopatia ma per tutta un'altra serie di oculopatie. Questo è stato valutato, che il costo di questo provvedimento è costato all'Italia 600 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo che Balduzzi ha detto che era necessario tagliare e ha tagliato al sistema sanitario allora, quando Monti sosteneva, diciamo, guardate che di questo passo il sistema sanitario non è più sostenibile. E certo, di questo passo sì, ma se non si vedono tutte le cose c'è il rischio di scambiare lucciole per lanterna. Finalmente arriviamo che nel marzo del 2014 l'antitrust commina a Roche e Novartis una multa di 180 milioni per essersi spartite il mercato a danno dei consumatori e delle finanze pubbliche. Qui c'è un ottimo documento, che è il documento fatto proprio dall'autorità garante, che ripercorre tutto, sono centinaia di pagine, ma vale la pena di leggerselo, non qua, ma chi lo vuole glielo posso dare in PDF ed è direttamente scaricabile. Regioni come l'Emilia Romagna o il Veneto o il sistema sanitario inglese hanno provato a riconoscere autonomamente l'uso di Avastin. Ma sono, e la regione Emilia dice, guarda che noi abbiamo in un anno salvato 25 milioni dalle nostre spese, in realtà il TAR ha dato ragione a Novartis, che ha bloccato la cosa. Purtroppo, dice Nicola Magrini, che è una persona, un farmacologo che si occupa in Emilia Romagna della valutazione nel CEVEAS, è stato per molti anni collaboratore di Alessandro Liberati, purtroppo i farmaci non sono beni pubblici, ma privati, abbiamo visto. Se quello non chiede lui che lo produce, nessuno può dire niente di proprietà di chi ne tiene il bene. Quindi, no eventi avversi in eccesso di Avastin verso Lucentis. Altre evidenze sono queste pubblicate. 146.000 pazienti, un database di questo genere, ha dimostrato, alcuni trattati con l'Avastin, altri con Lucentis, che non c'era un eccesso di eventi avversi dei tipi denunciati dalla Roche, né sulla mortalità, né per il fatto cardiaco, né per ictus, né per omalgia.
Nel 2012 un'altra osservazione che ha riguardato 116.000 pazienti con macroculopatia trattati per 8 anni, anche lì non c'è stata differenza di eventi avversi. L'oftalmologia del Sant'Orsola di Bologna, l'oftalmologo dichiara 10.000 trattamenti con Avastin senza eventi avversi, ma l'uso dell'Avastin è illegale formalmente e bisogna assumersi quindi per un anno. L'oftalmologo del San Raffaele invece sostiene, ma di che cosa parlate? Non è vero che sono uguali, anzi c'è il 30% di effetti avversi in più. Peccato che se andate a cercare sulla pagina di questo signore trovate che lui è direttore della sezione ricerca di Novartis, che è strettamente, ecco il conflitto di interessi. E allora ancora oggi c'è il dibattito di dire no, non sono la stessa cosa. E in effetti non sono la stessa cosa. Uno ha una molecola molto più piccola, l'altra molto più grande. Uno ci mette 20 giorni a togliersi dal sangue, l'altro ci mette 2 ore. Uno è stato preparato per un uso endovena e l'altro no. Però alle prove, alle sperimentazioni si sono dimostrati uno di uguale efficacia, due di non diversi eventi avversi l'uno rispetto all'altro. E uno costa molto. E allora il bene comune dove va a finire? Silo Garattini ha più volte ribadito che quando interessi commerciali si oppongono alle aspettative di salute pubblica, le agenzie regolatorie devono poter approvare le indicazioni che soddisfano le esigenze dei pazienti dal punto di vista dell'efficacia, della sicurezza e del costo. La comunità scientifica deve impegnarsi affinché la normativa europea sia modificata in tal senso, così che ricercatori e autorità regolatorie possano richiedere di allargare l'indicazione di un farmaco sulla base di studi clinici indipendenti. È quello che ha fatto sul tema l'India. L'India è un paese che è sempre stato un po' ai margini, adesso invece è una grande potenza, ma era il paese che non ammetteva i brevetti e questo la tagliava un po' fuori dal circuito della... Ma oggi ammette i brevetti, però non ammette i brevetti camuffati. Allora, il 1 aprile del 2013 c'è stata una storica sentenza della Corte Suprema dell'Indiana che ha rifiutato di riconoscere alla Novartis il brevetto per una forma leggermente modificata del Gleevec, dell'imatinib mesilato, un farmaco che viene utilizzato, anche questo è un anticorpo monoclonale che viene utilizzato nel tumore dello stomaco. Il brevetto di questa molecola scadeva, loro hanno preteso di cambiarlo in maniera molto piccola e alla fine, dopo 7 anni di dibattimento, hanno detto no, noi accettiamo il brevetto, ma il brevetto deve essere una cosa seria, deve esserci dietro 10 anni di lavoro e miliardi spesi in ricerca, ma se invece voi mi chiedete un make-up della molecola e pretendete di avere ancora il diritto, e infatti hanno cominciato a vendere farmaco a metà prezzo, altri farmaci hanno la stessa, perché hanno concluso che sprecare dei soldi non è etico nell'assistenza sanitaria, cioè perché i soldi che vanno per pagare l'Avastin vanno tolti, i 200 rispetto all'Avastin vanno tolti da altri usi, che forse è meglio fare. Quindi questo indica, e su questo si stanno muovendo paesi grossi come il Brasile, la Cina, ma addirittura gli Stati Uniti, perché le assicurazioni americane che garantiscono ai loro pazienti, quando li garantiscono, perché è tutto da vedere, ma garantiscono un trattamento, si cominciano a chiedere ma perché noi un trattamento con il trastuzumab dovremmo pagarlo 18.000 euro come ci chiede la casa che lo produce, quando invece il generico indiano costa 6.000 euro. Chi ce lo fa fare? Dov'è la convenienza? E questo innesca qualche cosa, cioè probabilmente siamo in una fase in cui, come negli anni 50, allora il monopolio forte era quello del tabacco, e per cui per combattere contro il tabacco ci sono volute molte energie, molta volontà e molta documentazione scientifica. Oggi l'industria farmaceutica è nell'occhio del ciclone, però ha le spalle molto coperte, ha gli agganci molto forti. E arriviamo all'ultimo aspetto, c'è il discorso della documentazione scientifica. Allora, la documentazione scientifica è sempre stata qualche cosa che è stata vissuta come
uno scambio fra pari. La prima nascita della documentazione scientifica si può far risalire al 1600, quando un amico di Galilei ha fondato l'Accademia dei Lincei, che poi è rimasta, no? Ma lui ha fatto, ci chiamiamo Lincei, perché? Perché abbiamo lo sguardo della lince, siamo tutte persone interessate a fare ricerca nelle scienze naturali, ogni tanto, ogni 15-20 giorni, ogni mese, ci troviamo insieme e scambiamo le nostre osservazioni. Poi è nata la Royal Society, di cui il presidente è stato anche Newton a un certo periodo, e così sono nate tutte. E poi sono nate le riviste scientifiche, sono nate alla fine dell'Ottocento le riviste che sono in piedi ancora adesso, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, La Medicina del Lavoro, una storica rivista italiana nata nel 1908, La Medicina del Lavoro come scienza nasce in Italia nel 1700 con Ramazzini. Cioè, quindi, e questo ha portato sempre a far sì che queste riviste fossero il luogo di scambio delle conoscenze. E quindi su che cosa è intervenuto? Beh, è intervenuto che adesso anche questo sistema è in crisi, perché anche in questo sistema si è formato un monopolio. John Wiley controlla lo stragrande numero delle pubblicazioni scientifiche, cioè due o tre grossi padroni della pubblicazione scientifica. Esiste un intreccio forte, vedete, i giornali di medicina, le riviste di medicina sono l'estensione del braccio di commercializzazione delle compagnie farmaceutiche. È nata l'evidence-based medicine, è nata la medicina basata sull'evidenza, è nata quella medicina buona che ci dice ogni medico dovrebbe basarsi sulle evidenze scientifiche per proporre al suo paziente un trattamento. Benissimo. Ma questo se le evidenze non fossero avvelenate dal conflitto di interessi e dal controllo della pubblicistica scientifica da parte delle industrie farmaceutiche. JAMA negli anni 90 c'è stata una sperimentazione clinica che aveva dimostrato che, credo fosse l'idroclorotiazide, fosse altrettanto efficace nel trattamento dell'ipertensione come diuretico di un farmaco nuovo che un'industria voleva promuovere. Era uguale. Allora, alla fine, in quegli anni, l'industria farmaceutica dice, momento, noi abbiamo sponsorizzato gli studi, noi abbiamo pagato tutto, qui i dati sono nostri, non si pubblica niente. I ricercatori ugualmente hanno pubblicato quei lavori. La casa farmaceutica li ha citati in tribunale, dimostrando che dopo la pubblicazione del loro lavoro le azioni erano andate giù, quindi c'era stato un danno evidente da parte dell'industria e chiedeva un adeguato compenso per questo danno subito. Da lì è scattato un po' come quando Sudafrica ha detto noi ai nostri pazienti con l'AIDS diamo i farmaci che produce l'India, non andiamo a prenderli da quelli che li producono e ce li vorrebbero far pagare 1.000, 2.000, 10.000 euro, perché noi non ce lo possiamo permettere, ma il bene salute è qualcosa che va al di là dell'interesse commerciale. Era una causa persa questa, dal punto di vista del leggere uno torto marcio, ma dal punto di vista di quello che si è creato come mobilitazione, come sensibilizzazione, quelli che producono i farmaci hanno fatto marcia indietro, dice se noi vinciamo questa causa perdiamo il mercato, quindi si sono dovuti adattare. Il problema è capire che però queste cose non vengono date per beneficenza e per buona volontà, vengono date perché ci sono le persone che si spendono per mettere, per denunciare e per proporre delle azioni. In questo senso il discorso di medicina democratica, che lega il discorso della mettere insieme, cercare una nuova scienza, mettere insieme diversi professionisti, ricercatori, operai e interessati, cittadini e così via, dall'altra parte però è anche un movimento di lotta per la salute, in qualche misura sa che le cose non si ottengono soltanto perché si dicono, ma perché ci si lotta per ottenerle. Allora Richard Smith, che è stato un importante editor del B&J, parla, dice purtroppo il conflitto di interessi annebbia l'obiettività delle riviste scientifiche, fa sì che le riviste scientifiche, purtroppo anche quelle più prestigiose, tendano a pubblicare degli articoli che vanno più nell'interesse delle case farmaceutiche che non nell'interesse dei pazienti. Un altro articolo parla del troppo profittevole ma non etico business interesse che c'è dietro nella pubblicare i risultati della ricerca medica.
medicina e mass media. Attenzione, questo è un altro aspetto straordinario che si sta anche in Italia. Io quest'anno ho fatto spesso lezione partendo da quello che pubblicava la Repubblica, il Fatto Quotidiano, sparando delle notizie straordinarie. Poi uno andava a vedere l'articolo come era fatto, dice beh, non dice esattamente quello che viene sparato nel titolo. Il San Raffaele è molto bravo, è stato molto bravo nel tempo a sparare le cose che faceva, a fare effettivamente pubblicistica di quello che faceva, e in realtà adesso siamo un passo avanti. Non soltanto c'è un controllo delle riviste scientifiche, ma c'è anche questo connubio fra riviste scientifiche e mass media, televisioni che sparano, vedete le famose Iene, se ne è parlato l'altra volta, una ventina di servizi fatti su Stamina, e questo è altrettanto pericoloso, anzi forse più pericoloso, perché arriva senza selezione. E allora qualche possibilità di evitare questo sta nelle organizzazioni. Io credo che ci sono con Medicina Democratica tante altre iniziative a livello territoriale. In rete si può trovare, ad esempio, Partecipa Salute della Paola Mosconi, promosso dal NEG, c'è dentro anche Silvio Garattini, c'è dietro Roberto Satolli. Secondo me è un'iniziativa molto importante di partecipazione e diffusione dell'informazione ai diretti interessati. ZADIG, di cui avremo un esponente, Luca Carra, alla prossima iniziativa di mercoledì prossimo, è un altro. Slow Medicine, un'iniziativa promossa da Bonaldi, da Andrea Gardini, che abbiamo avuto un convegno che avevamo organizzato come Medicina Democratica tempo fa, è un'altra iniziativa che vuole essere più indirizzata ai medici. Salute Internazionale di Gavino Maciocco è un altro blog estremamente interessante per le notizie che fornisce di prima mano e per le analisi che fa. Ecco, non credo che noi ci dobbiamo basare sugli slogan, ci dobbiamo basare sulla documentazione, ovviamente a livello. E qui allora Marcia Ender, quando è uscita dalla rivista, dal New England Journal of Medicine, ha pubblicato questo lavoro di Pharma & Co., che riporta tutta la sua esperienza che ha avuto con le case farmaceutiche e con il connubio fra case farmaceutiche e pubblicistica. Se vedete, nel 2013 questo David Healy ha pubblicato quest'altro libro, quello che ho segnalato ai miei studenti, Pharmageddon, che è un altro che fa vedere di come l'interesse delle case farmaceutiche, il famoso Big Pharma, sia altamente inquinante per qualsiasi sistema sanitario. Questo Gold Editor, che si può anche trovare su YouTube, parla in inglese purtroppo, ma di fatto e ha parlato, no, delle cose che i medici non sanno quando prescrivono i farmaci. Fino a questo mi piace citarlo, perché questo è uno psichiatra, Alan Francis, che si è schierato molto sul problema della produzione di farmaci, sulla produzione delle malattie, un tema che è quello che si chiama disease mongering, che è molto attivo per il marketing delle industrie. Se noi riuscissimo a convincere tutte le persone che hanno qualche problema, o di rischio, di malattia sotteo, o di possibile malattia in futuro, noi avremo un mercato molto più grande. E allora ecco che lui dice, se leggete l'introduzione, dice: oggi mi sono comportato in un certo modo, questa mattina mi sono un po' incazzato con mia figlia perché non aveva fatto i compiti, poi ho risposto un po' bruscamente a uno che mi occupava il posto dell'auto, poi come minimo mi si potrebbero dare, secondo il DSM-5, 3 o 4 diagnosi di interesse psichiatrico per come mi sono comportato. E questa è la verità, e ogni diagnosi corrisponde alla possibilità di prescrivere un farmaco, anche seguendo delle linee guida. Ora, questo, dice, non è ammissibile. C'è una tendenza a far diventare tutto medicalizzato. E sulla medicalizzazione qualcosa aveva detto, per tornare anche da una parte Basaglia, dall'altra parte Maccacaro, e il gruppo che si occupava di queste problematiche. Ecco, questo è Gold Ape, se chi vuole andare può andare su TED. TED è un'iniziativa che 17 minuti dura ogni lezione, molto, molto più breve, quello che ho fatto io. Efficace, persone che hanno qualche cosa da dire, questo what doctor don't know about the drugs they prescribe, che cosa non conoscono i medici dei farmaci che prescrivono. Questo è un altro bel video che permette di vedere davvero quali sono i bilanci delle case farmaceutiche, delle principali case farmaceutiche, e smentire questa idea.
Quindi, in conclusione, siamo arrivati al famoso decreto legge del 20 marzo 2014 della nostra Lorenzin, che dice AIFA può avviare trial finanziati, è quello in cui c'era materia di disciplina degli stupefacenti, ma anche impiego di medicinali meno onerosi da parte del sistema sanitario. Finalmente si è cominciato, attenzione, a introdurre quel principio che si diceva, perché AIFA può avviare adesso trial finanziati con propri fondi. Purtroppo con 3 milioni di euro all'anno di trial se ne fanno pochini. Previo contatto con il titolare del brevetto. Allora, sì, può fare sulla vastine, lo potrebbe dire, però lei deve rivolgersi comunque a Roche, la quale può autorizzare la sperimentazione. Abbiamo già visto, ha detto di no la Francia, potrebbe dire di no l'AIFA, però forse no. Può avviare in proprio il trial, lo faccio io, che pensi me, no? Cioè di qualcuno, oppure opporsi. E allora, se si oppone, cosa succede? Ma niente succede. Succede che l'AIFA a te ti opponi e io scrivo sul mio sito che tu ti sei opposto. E beh, è come dire, me ne ha date tante, ma io gliene ho dette un sacco, insomma. Okay. Con esito positivo della sperimentazione, il farmaco autorizzato può essere autorizzato a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Nel mentre che viene fatta questa sperimentazione, il farmaco è se utilizzato in altri paesi, di efficacia attestata in studi scientifici, eccessivamente oneroso rispetto al farmaco autorizzato alternativo, sotto queste condizioni può essere comunque usato. Però non siamo ancora arrivati a rimettere in circo la Lastin. Perché? Ma perché la Novartis assolutamente non vuole. Quindi le conclusioni sono che bisognerebbe andare avanti per vedere, no? Ci dovrebbe essere un finanziamento, altro che tagliare i finanziamenti all'università e dire all'università di andarsi ad approvvigionare mettendosi direttamente d'accordo con le industrie, non sono mica enti di beneficenza le industrie, fanno le cose che gli interessa. Bisognerebbe creare un blind trust, bisognerebbe costringere chi ha i soldi a depositarli in un blind trust, a dire i soldi miei li metto lì, poi tu usali come vuoi, no? Cioè, in modo che non ci sia condizionamento del ricercatore. Ma questo sistema di blind trust è già noto da tempo, esiste anche nella Costituzione, si chiama sistema fiscale progressivo, bisogna pagare le tasse progressive rispetto al reddito, e a questo punto si crea un blind trust, un trust cieco in cui se qualcuno governa bene, non si compra le mutande verdi o altre cose di questo genere, può finanziare effettivamente una ricerca pubblica che... dichiarare i conflitti di interesse e impedire il fenomeno delle revolving doors. Cosa vuol dire? Beh, è come quello che è successo, vi ricordate quando come si chiama quella ditta, la Gazprom ha offerto dopo a Prodi che ha rifiutato, ma al tedesco Schneider, cioè che è diventato un attivista, cioè un amministratore del gas. Prima ha fatto il governo della Germania per anni, poi è diventato. Ma attenzione, ci sono anche quelle che addirittura passano da Assofarma all'AIFA, è successo col governo Berlusconi, è proprio successo così. Cioè, quindi è chiaro che dice, fino a ieri facevo gli interessi dell'industria, adesso mi sposto e li faccio meglio nell'agenzia statale. Questo bisognerebbe evitarlo, cose di questo genere. E poi sicuramente il discorso dell'off label, quando interessi commerciali ostacolano le aspettative migliori di salute pubblica, le agenzie regolatorie devono poter agire in difesa, efficacia, sicurezza e contenimento del problema. E d'altra parte esiste l'articolo 41 della nostra Costituzione che dice l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata. Non abbiamo bisogno d'altro. Bisognerebbe far valere queste cose invece di parlare di una... E appunto, se poi Morgan non è d'accordo, ce ne sapremo fare una ragione. Okay. Chi è Morgan? La JP Morgan è quell'agenzia internazionale, tipo quelle che danno tipo la Poor, Standard & Poor, che ha detto che i paesi del sud Europa
sono, non potranno mai svilupparsi perché hanno delle costituzioni troppo, troppo socialiste, insomma, no? Cioè, quindi devono cambiare la costituzione, non fondata sul lavoro, ma come proponeva Berlusconi ai bei tempi, fondata sull'impresa, o l'Italia è una grande azienda, lasciate fare a me che me ne intendo, e cose di questo genere. JP Morgan la pensa in questo modo, è la scuola dei neoliberisti. Io porterò un punto di vista, questo non si è sempre. Questo qui è rotto. Ero sul destro. Perfetto, grazie mille. Volevo fare una riflessione che prende alcuni punti di quello che ha detto il professor Gian, perché mi sembra veramente completo, e il quadro ne è venuto fuori molto bene di come all'interno di questa vicenda si vede, si coglie prima di tutto una debolezza estrema del sistema sanitario e del sistema civile. Nel senso che di fronte a una situazione chiaramente inquinata da frodi scientifiche, da articoli rubati, da mancanza di razionali scientifici seri, da mancanza di prove di efficacia di quello che viene proposto, si lasci aperto tutte le porte in nome di una libertà, in nome di di un bisogno di avere delle risposte di tipo sanitario, di tipo di salute, di malattie difficilmente curabili e che non trovano una risposta efficace da quello che abbiamo in mano adesso. E il... non volevo lasciarlo così, scusa. Sì, perché sennò saltello un po' da una all'altra. Volevo ingrandirlo. Sì. E, ecco, io volevo fare una riflessione proprio su questo, no? Sui vari attori che sono emersi nella vicenda Stamina, senza soffermarmi troppo sulle cose più assurde. Ho citato il professore quando ha detto del funzionario della regione che aveva provato Stamina, che si era trovato bene, quindi ha telefonato probabilmente al direttore generale di Brescia e gli ha detto: oh, apri questa sperimentazione nel tuo ospedale. Perché? Così, perché così. Lo dico io. Non è probabilmente, così. È così perché? Perché lo dico io. Mi ricordo una volta un intervento di un nostro commissario straordinario. Perché fa questa scelta? Perché me l'ha chiesto Sirchia, che a quel tempo era ministro. E non si discute. Io comando qui, ma non si può parlare di competenze, no, si discute, no. Abbiamo creato una classe di amministratori che sono abituati a rispondere solamente a chi li mette lì e a non tener conto di quello che succede nei posti dove vanno a lavorare. E questo è forte, nel senso che ha creato degli amministratori che sono assolutamente pronti a seguire quanto gli viene richiesto a livello centrale e assolutamente non disponibili a confrontarsi con quello che succede nel posto dove lavorano. E se ci fosse un piano centrale interessante, magari sarebbe stato anche utile, però non c'è neanche questo piano interessante, se non una sottomissione a bisogni molto prosaici, molto precisi, di tipo politico e di tipo di business. Però vediamo un secondo fra questi soggetti. Allora, c'è anche un sistema che credo sia di tipo filosofico, in cui si è sviluppato in questi anni la medicina e soprattutto la relazione medico-paziente, che è una onnipotenza medica. Cioè, il paziente va, soprattutto quando ha un tipo di malattia difficile, una malattia che mette in discussione la sua vita, è abituato ad andare dal medico in una posizione di totale sottomissione. Il medico deve guarire,
il medico ti deve dare. E spesso questa è la scorciatoia più facile, la compliance, no? Il paziente dice sempre di sì, no? Compliance, è un paziente che accetta tutto quello che gli viene detto. E questo tipo di onnipotenza è una cosa che a lungo andare poi genera mostri, genera mostri, genera una medicina che non sa definire i suoi limiti, genera una medicina che non dice io arrivo fino qua, oltre questo non ho strumenti. Da qui nasce un evidence-based medicine che uno pensa che possa dare tutti i lineamenti di un intervento efficace di sostegno, di intervento, di salute, e che in realtà invece occupa solamente una piccola parte delle decisioni mediche. Purtroppo evidence-based, chiare, così, non sono tantissime le cose. C'è tutto un settore di cose che non sono chiare, che mancano di definizione, che non hanno trovato una risposta efficace, e su questo si gioca molto e si finisce. Una cosa, ad esempio, di cui si discute poco in medicina è l'ultimo tabù, è la morte, no? Cioè il fatto di dire che si nasce, si vive, chi nasce firma che un giorno si muore, no? E la medicina non è solo fatta per rimandare il più possibile questo, che è importante, è utile che faccia questo, ma è anche utile che accompagni le persone, che aiuti la qualità della vita, che aiuti a vivere bene. Mentre spesso invece i nostri pazienti seguono il medico in questa prospettiva assoluta: mi devi guarire, se non mi guarisci hai sbagliato, ti manca qualcosa, qualcuno ha fatto un errore, c'è qualcosa che tu non hai fatto e allora non guarisco. E spesso si perde una grandissima opportunità di fare in modo che la medicina non sia solamente questa scienza salvifica che spesso si contrappone quasi alla Chiesa, perché propone un altro paradigma, ma negli stessi termini di salvezza o di non salvezza, e invece perde la vicinanza alla persona, la difficoltà del vivere, la difficoltà di trovare delle risposte efficaci, la necessità dell'assistenza, la fuga che a volte fa la medicina quando il paziente non guarisce, no? In cui il nostro chirurgo fa fatica a rivedere quel paziente che non guarisce, perché lo sente non come una persona che conta sulla sua scienza medica per stare meglio, ma lo sente come una sconfitta. E questo, ad esempio, lo ritroviamo poi nella giustizia, l'esplosione del contenzioso, no? È chiaro, se tu mi hai promesso la guarigione, se non me la dai, hai sbagliato, c'è qualcosa che non va. Non esiste non esiste un qualcosa che è successo, una complicanza. Non esiste una complicanza, esiste l'errore. E questo è terribile, perché vuol dire anche questo, un'irruzione fortissima in questo mondo dell'onnipotenza medica, che è il corollario, il contraltare. E allora, se non guarisco, è colpa tua, e allora vado dal giudice. In realtà, dietro tutto questo contenzioso, in realtà c'è anche tantissimo business, un'altra volta, cioè decine e decine di avvocati che attendono questo per riuscire a lavorare, e a lavorare sulla pelle della gente. In realtà la gran parte, l'altro giorno sentivo Cittadinanza Attiva, cioè di 100 esposti che arrivano a Cittadinanza Attiva, una sessantina dicevano fanno riferimento a una mancata relazione, una mancata informazione del paziente, no? Appunto, non si parla, si parla poco, non si spiega, e questo fatto qui genera una serie di
incomprensioni e genera molto contenzioso. Di quelli invece che hanno una rilevanza di tipo che si potrebbe andare dal giudice, cittadinanza attiva dice che un 25 su 100 proseguono con una richiesta di chiarimenti, una richiesta di informazione alle strutture sanitarie. Quelle che vanno ai giudici sono veramente poche e che ricevono dal giudice una condanna per l'operatore sanitario, per l'istituzione sanitaria, ancora meno. Quindi veramente è una massa di contenzioso che non porta poi a un'effettiva risposta al paziente che sente un'ingiustizia, ma provoca solamente un'ulteriore perdita tremenda di tempo per i medici che non ne possono più del contenzioso, che non si sentono più tranquilli di niente, che tendono a rifiutare il paziente complesso, perché è un paziente che poi può provocarti dei problemi, che vedono poi il loro tempo assottigliarsi, perché rispondere all'avvocato, all'URP, al paziente, gli porta via il loro poco tempo che devono sottrarre al loro ambulatorio, alla loro sala operatoria. Invece sembra che funzioni di più questo del pretore: tu hai diritto alle cure, no? Il pretore che manda il paziente da Stamina e lo manda all'ospedale di Brescia, gli dice dovete continuare le cure, no? Con Guariniello dall'altra parte che dice come vi permettete di usare un metodo che non ha nessuna giustificazione scientifica, e l'altro pretore che gli dice tu devi continuare col metodo Stamina con questa paziente. E in mezzo ancora questi medici, questi amministratori che fanno più riferimento ad altri, e questo diventa difficile. Invece il diritto alle cure, come se l'articolo della Costituzione che dice che la salute è un diritto sia ancora un qualcosa di mercantile. Ho diritto quindi a 30 interventi chirurgici uno dopo l'altro, ho diritto a tutti i farmaci che qualcuno dice che possano servire, ho diritto a una TAC subito, anche se non ne ho un'urgenza, posso aspettare, però sono teso, voglio TAC subito, ho diritto a questo. Quindi la Costituzione che parla di diritto alla salute viene trasformata in un diritto di tipo mercantile, immediato, da pretore che dice tu vai e ti devono dare queste cose. La politica non si vede proprio, cioè veramente, no? Anche quando sono arrivati i medici a fare i ministri, non si è visto la capacità di spiegare, di prendere delle decisioni serie rispetto a metodi e a interventi che reclamavano. E quelli di Stamina sono lì di fronte a Montecitorio, mi pare che siano ancora lì, sono lì davanti. Passano le troupe, li filmano, passano i nostri deputati e sono fermati lì. È una cosa... E chi urla di più? E i mass media, ricordava bene il professor Zhang quando diceva del caso di Di Bella, ma le Iene su Stamina hanno fatto 20 servizi, 20 puntate, 20 puntate. E quindi c'è stata una spinta incredibile, anche i media, c'è veramente una tendenza incredibile a sottolineare gli aspetti eclatanti e a non entrare nei problemi. Allora, lavorando in oncologia, io ho delle grosse difficoltà, sono il front line di un ufficio relazioni col pubblico. Ogni volta che viene pubblicato un piccolo articolo in cui si dice il gruppo di del San Raffaele ha trovato una proteina che è implicata nello sviluppo di metastasi che potrebbe fornire domani un qualcosa di interessante per questa malattia, viene sparata sui giornali, trovata la proteina che blocca le metastasi, il giorno dopo noi abbiamo 1000 telefonate da tutta Italia che dicono mi dia mezzo chilo della proteina. Cioè, oppure da un lato
miracoli, ancora vengono utilizzati miracoli, anche se in questo caso sono medici, sono ricercatori che hanno fatto l'annuncio, no? Non sono mascalzoni come questo Vannoni. C'è il giornalista che lancia in questa maniera, oppure l'altra faccia della medaglia, il Corriere della Sera, è morto di un male incurabile. Incurabile. Cioè, quando i tumori vengono definiti ancora male incurabile. O c'è il miracolo o c'è il male incurabile. In mezzo, 2,5 milioni di italiani che hanno un tumore, l'hanno avuto o l'hanno adesso e se lo stanno curando, e questi non esistono. Se non sei nell'incurabile del necrologio, e se non sei nel miracolo, perché le metastasi, purtroppo stiamo scoprendo qualche cosina, ma per arrivare a controllarle quanto tempo avremo ancora, sembra un vuoto. Io ricordo un viaggio di poco tempo fa in Inghilterra con i miei figli. In 3 giorni ho visto 3-4 articoli sul cancro mentre ero là. Uno è un giornaletto di Camden, dove c'è il mercato, in cui c'era la storia della signora Smith che raccontava la sua radioterapia, cioè raccontava che cosa stava facendo. Era un diario di una paziente che fa la radioterapia e veniva considerato qualcosa da mettere sul giornaletto, no? Raccontare come funziona la radioterapia, come si va avanti con questa, che disturbi di là. Sull'Independent, che è un buon giornale, 2 articoli, ma importanti. Uno era di tipo psicologico: se un tuo amico ti dice ho il cancro, che cosa fare? No? Qui diceva, comportati normalmente. Qui diceva, affronta, parla, senti quello che ti chiede. Però è un articolo di questo tipo. Oppure un altro, che era un problema grave, era un uomo che raccontava di aver avuto un tumore al pene e di come ha sopportato la chirurgia, i problemi familiari e di come ne stava uscendo bene. Quindi, da un lato, il pensare i tumori, il cancro, le malattie che non sono guaribili immediatamente, come un mare che si situa qui dentro, fra o la morte, non si fa niente, quindi incurabile, oppure il miracolo. E dall'altro invece cercare di fare i conti con questo 2,5 milioni di persone. Secondo me i giornalisti non lo sanno, che quando loro scrivono di cancro parlano a 2,5 milioni di persone che hanno avuto o che hanno il cancro, e i loro 10 milioni di persone, per cui bisogna avere un attimo di attenzione, di pensare al loro quotidiano. Invece questo stile è quello poi che genera di bella, che genera stamina, e genera che a Milano, quando io dico facciamo una conferenza sulla chemioterapia, mi rispondono al Corriere, no, non mettiamo nell'almanacco, dico nel taccuino, no, non si può usare queste parole, la gente non vuole leggere di cancro e non lo mettiamo. Cioè, siamo a questi livelli. Stamina, mi è sembrato carino queste domande che hanno fatto quelli di Wired, che è una rivista interessante, molto sui new media. Non puoi mettere in grandire il quadro. Sì, era per non tediarvi con tutte le slide. Beh, però sono poche. Se no non si vede. Allora, e qui diceva, fanno le domande, hanno scritto, hanno fatto un hashtag, quindi sul sistema, su questo tipo di sistema, hanno preparato una pagina per Golia, che è il tipo delle Iene che ha fatto le 20 interviste, e gli hanno detto, Golia, per favore, continua a fare il giornalista, ma farlo bene, no? Perché non spingete Vannoni a rendere pubblico il metodo? Cioè, invece di continuare a dire che il metodo funziona, andate a chiedergli qual è il tuo metodo. Perché presentate sempre gli stessi pazienti e non gli altri che ha curato in questi anni? Perché non date voci ai genitori che, sebbene colpiti dalla stessa sofferenza, hanno scelto di non richiedere questo trattamento? Nel primo servizio Vannoni parla di un metodo e di un gruppo di ricerca.
ma perché non parla di chi è, di cos'è questo metodo e di chi sono questo gruppo di ricerca? Dove sono questi scienziati? L'atrofia muscolare spinale, la SMA1, non sarebbe rientrata nella sperimentazione anche su indicazione di Vannoni, perché è troppo difficile da valutare in un anno e mezzo di trial. E allora, perché continuate a utilizzare bambini colpiti da questa patologia come bandiera per la conquista di cure compassionevoli? Perché non approfondite l'inchiesta di Torino che indaga per somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi per la salute? Perché non intervistate almeno uno dei pazienti elencati dalla Procura di Torino? Perché ha omesso ogni riferimento alle accuse di frode scientifica, al dibattito intorno alle domande di brevetto e alle controversie sul ritardo nella consegna dei protocolli? Facendo riferimento alle cure compassionevoli, perché non ha spiegato che il decreto prevede l'applicazione purché siano disponibili dati scientifici pubblicati su accreditate riviste internazionali? Se il metodo Stamina si dimostrasse inefficace, cosa si sentirebbe di dire alle famiglie dei pazienti e all'opinione pubblica che è trascinato in questa storia per 20 puntate? Quindi, questo mi sembra, allora, per rientrare ancora nei soggetti che abbiamo visto all'opera in questi mesi, ecco, nei giornalisti c'è una maniera di fare giornalismo assurda, c'è una maniera di fare giornalismo serio, quella dell'Independent sul cancro, quello di questi che vanno a chiedere a Golia di fare un'altra puntata cercando di far conoscere il sistema. Ritorno sull'evidence-based medicine. Io ho fatto un corso con il professor Duca sulle decisioni mediche ed è veramente interessante e importante capire come di fronte alla complessità dell'intervento medico su un paziente ci sono dei riferimenti importanti. Ci sono dei riferimenti importanti che si possono esplorare in maniera scientifica. Però quanti pochi medici utilizzano questo tipo di impostazione? In Italia, non so se c'è un... Se non ho trovato dei dati, ma fra il giro dei miei pediatri, dei pediatri che conosco, ad esempio l'omeopatia sembra il massimo, i pediatri di base usano tantissimo con i loro pazienti l'omeopatia. Cioè l'evidence-based medicine e questi con l'omeopatia. È veramente impressionante. Su un documento bello, il vecchio libro di Bonadonna di oncologia, c'è un capitolo sulle cure miracolistiche, e cita uno studio americano sulle terapie alternative. Dice che solamente il 2% dei medici americani sconsigliano, dicono no, lasciate perdere queste cose. Il 2%, il 98% invece dice, vabbè, se vuoi fare. E quindi, e adesso cerco di chiudere, perché mi sento di aver aperte tante cose, ma bisogna cercare di stringere un attimo. Allora, è fondamentale la comunicazione, la comunicazione. Cioè il dramma che la gente corre dietro ai ciarlatani è spesso perché medici, infermieri, sistema sanitario non comunica con le persone, non fa vedere quali sono i metodi, perché si fanno certe scelte, perché gli proponi quel farmaco, perché gli proponi quella cosa e non un'altra. Che cosa c'è dietro alle scelte mediche? E come sia necessario poi che il soggetto decida, che il soggetto venga chiamato in ballo. E mancando, e io per cui credo che questo fiorire di terapie miracolistiche abbia molto a che fare anche con la nostra responsabilità di operatori sanitari, che non riusciamo a dare una comunicazione efficace di quello che significa la medicina, di questa onnipotenza che non c'è. Vabbè, noi stiamo cercando nel nostro piccolino, allora uno, spiegare ai nostri pazienti, all'istituto, abbiamo questo progetto da un bel po' di tempo, che si chiama Progetto Ulisse, e abbiamo
ad esempio, cerchiamo di spiegare che cos'è la ricerca. I quattro passaggi della ricerca. Il primo, la fase 1, per vedere che, qual è la dose sopportabile per l'uomo. La fase 2, in cui si vede se quella farmaco è efficace per quella malattia che abbiamo scelto. La fase 3, per vedere se è migliore di quello che usavamo fino adesso. E la fase 4, per vedere che poi non vengono fuori cose strane dopo molti anni. È complesso spiegare questa cosa qui, però non possiamo non spiegarla ai nostri pazienti, visto che li coinvolgiamo poi nei clinical trial. E il consenso informato non può essere un pacco di robe così illeggibili, ma deve essere un proporre al paziente, spiegare quali sono i passaggi. Un esperimento carino che stiamo facendo è quello di coinvolgere anche i ricercatori di base, quelli di laboratorio, vengono a parlare con i pazienti, no? Che è una cosa, in primo momento i nostri ricercatori sono abituati a parlare sempre con i colleghi, e invece farli parlare con i pazienti, allora di solito c'è il ricercatore che spiega bene come ha funzionato la ricerca in questi anni, fa vedere quello che sta facendo, quello che ha pubblicato, e si ritrova subito col paziente che alza la mano e dice: ma per me cosa c'è, cosa viene fuori adesso? E adesso stiamo andando avanti, ci vuole tempo, diventa un interagire molto forte, molto bello per il ricercatore che si trova di fronte il paziente che gli richiede, che è quello che poi paga, no? La ricerca. Che è quello che con le sue tasse paga la ricerca, che è quello che dà valore a tutto, però bisogna coinvolgerlo e bisogna raccontargliela. E dall'altro punto di vista il paziente, che si abitua a capire che non c'è il miracolo, quindi mezzo chilo di quella molecola e io sono a posto, ma che invece si sta andando avanti piano piano, con un lavoro comune di ricercatori, di clinici, di pazienti che si sono prestati a fare la ricerca clinica quando non si sa qual è il farmaco migliore, e accettare la randomizzazione di un computer che ti dice: a te ti do questo, a te ti do quell'altro, perché ho fiducia che alla fine questo produrrà valore per i prossimi pazienti. È una cosa grandiosa, però bisogna spiegarlo, bisogna portarli con noi. E poi dobbiamo tener conto che rimane sempre la ricerca di altre terapie. Cioè i nostri pazienti in oncologia, la misura dei pazienti che si rivolgono anche ad altre terapie è molto alta. Si parla di 30-40% di pazienti che, oltre a fare quello che gli propone l'oncologo, vanno a cercare degli altri metodi. Noi abbiamo avuto varie fioriture, di Bella, ma poi c'è stato anche lo scorpione, Bonifacio, Vieri, ma quanti ne sono passati? E adesso ultimamente c'era questo di Cuba, che andavano a Cuba e gli davano questo veleno di scorpione, no? Che era diffusissimo, io ho conosciuto le persone, però che cosa fare? È difficile essere, stiamo tentando di spiegare, no? Dall'alo al veleno di scorpione. Allora, noi diciamo: guardate, quello che sappiamo noi, come gente che lavora in oncologia, sono che le cose che funzionano fanno questo percorso, che è il percorso della ricerca clinica, seria, quella che vi raccontiamo in queste riunioni. Questo è il percorso da cui escono le proposte che vi facciamo. Se voi volete fare qualcosa di diverso, perché il vostro vicino vi ha detto l'aloe, il veleno, gli scorpione, queste cose qui, queste non hanno fatto questo percorso. Per cui noi, secondo noi, non funziona. Però è un mondo che è al di fuori di quello che noi facciamo. Se voi volete sperimentare l'aloe, allora abbiamo messo lì un piccolo elenco di cose di sicurezza, no? Intanto non bisogna negarle, dire tutte stupidate. Noi come medicina riusciamo a dare risposte a una parte dei problemi di salute, una parte, e la dobbiamo dare
con l'evidence-based medicine, con decisioni condivise, ben fatte, razionali, bisogna farle bene, multidisciplinari, però siamo sempre a quei 20, poi c'è un 80% che dipende da te, dal caso, dalla fortuna. E se tu vuoi sperimentare qualcosa di strano, ricordati alcune cose, almeno che sia medico, anche se non è una grandissima sicurezza, eh? Ci sono medici che fanno cose nell'alternativo tremendo. Meglio la farmacia che l'erboristeria, perché c'è un po' più di controllo, no? C'era le erbette non fanno male, le erbette c'è la cicuta. Ricordiamolo al nostro paziente, guarda che le erbette fanno male anche loro, bisogna stare attenti. Secondo, che funzionino queste cose sono veramente pochissime nella vita. Noi non sappiamo il futuro, magari l'aloe ti fa guarire, non lo sappiamo, però sono veramente poche. Non spendere i tuoi risparmi, non vendere la casa per cure alternative strane. Parlane con l'oncologo, diglielo. Perché certe erbette hanno, sono tante cose, se ho visto il pompelmo che interagisce con alcuni farmaci chemioterapici, il fumo ad esempio ha molte controindicazioni anche proprio biochimiche, attenti agli effetti collaterali, valutare se ti va a stare meglio oppure no. Se non stai bene, se ti pesa, ci sono certe diete che impongono ai nostri pazienti degli strani tipi che dicono non devi mangiare più questa cosa, non devi mangiare più quell'altra, così guarisci dal cancro, che a volte sono terribili. No? Quindi diciamo ai nostri pazienti, stai attento, prova, se ti dà fastidio, lascia perdere. Sono terapie complementari che vanno al di fuori. Noi non siamo onnipotenti. Noi sappiamo darti queste cose bene, il resto non farti male, per favore, non farti male, ma sempre in un clima di comunicazione. E un'ultima cosa, proprio quando rivedevo queste cose, spesso vedo che sono importanti anche sulla sperimentazione clinica che noi proponiamo ai nostri pazienti. Cioè quando un paziente oncologico con una malattia degenerativa proponiamo 3, 4, 5 linee di trattamento, arriviamo alla quarta, quinta linea in cui le probabilità che funzioni in senso di fermare la malattia o di farti star meglio sono veramente poche. Per cui, ancora una volta, deve essere una scelta del paziente e dell'interazione. Ci sarà il paziente che dice una su 100.000, ma mi interessa, voglio sperimentarla perché così mi sento. C'è quello che dirà, no, io preferisco fermarmi a questo momento, preferisco utilizzare la medicina, che è la medicina palliativa, la medicina dell'assistenza, la medicina della qualità della vita, che è una medicina che non va abbandonata. Invece a volte sembra che l'unica medicina è quella della molecola che fa guarire, basta. Invece purtroppo molti di noi non guariamo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni, che ci faccia vedere giorno per giorno che cosa possiamo fare per stare un po' meglio. Magari non riusciamo a guarire, ma stare un po' meglio. E questa medicina è una medicina che esce dall'onnipotenza e diventa una medicina prossima, vicina, che mi dà una mano nel mio vivere di tutti i giorni. È veramente difficile, è un casino. Non è facile.